E voilà, un'altra sentenza a nostro favore. E questa volta ad emetterla è la Corte di Cassazione, detta anche Corte Suprema, il cui giudizio è definitivo e quindi inappellabile. Protagonista la torteria di Chivasso, passata alle cronache per essere il covo dei negazionisti e dei disobbedienti. La storia è molto semplice. La proprietaria, Rosanna Spatari, definita la disobbediente, si è rifiutata di rispettare le normative anti-Covid imposte dai DPCM di Giuseppe Conte ed ha continuato a svolgere la sua attività fino a quando non è arrivato il sequestro del locale. Rosanna Spatari ha fatto ricorso ed ha vinto. Leggiamo assieme una parte della sentenza messa a disposizione dall'avvocato Fusillo nel suo canale Telegram. Ritenuto infatto. 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del Riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo emesso con decreto del GIP del Tribunale di Ivrea del 30 aprile 2021, eseguito il 6 maggio 2021, dell'esercizio commerciale La Torteria, sita in Chivasso, in relazione agli articoli 81 capoverso e 650 del codice penale, perché la titolare Rosanna Spatari compiò azioni esecutive del medesimo disegno criminoso non osservava i provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, disposte dalla normativa anti-Covid e, in particolare, all'ordine di chiusura delle attività per giorni 5, disposto con verbale della stazione dei carabinieri di Chivasso del 16 gennaio 2021, con verbale della polizia locale di Chivasso del 27 gennaio 2021, nonché all'ordinanza ingiunzione del prefetto di Torino del 19 aprile 2021, notificata il 22 aprile 2021, nonché alla richiesta di presentazione presso il comando di polizia locale di Chivasso per i giorni 29 gennaio 2021 e 3 febbraio 2021. 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Spatari tramite il difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio con 4 motivi. 1.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 4 del decreto legge 19 del 2020 in relazione all'articolo 1. Medesimo decreto, essendo esplicitamente prevista l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale per sanzionare la trasgressione delle misure restrittive previste dall'articolo 1 citato, nonché anche alle sanzioni accessorie quali sono gli ordini di chiusura del locale commerciale. Aggiunge che, comunque, la norma di cui all'articolo 650 del codice penale a carattere sussidiario ed è invocabile solo ove l'inottemperanza all'ordine della pubblica amministrazione non trovi altra sanzione penale o amministrativa. 1.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 12,1 lettera A e D del decreto legislativo numero 59 del 2010 e della direttiva del 12 dicembre 2006, numero 2006-123 della CE, sulle chiusure e limitazioni all'esercizio di attività dei servizi commerciali disposta con normativa interna in contrasto con la direttiva del 12 dicembre 2006, numero 2006-123 della CE, senza la prescritta previa notifica alla Commissione europea. 1.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 15, 16 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000/C/364/01, per cui le limitazioni agli esercizi commerciali sarebbero in contrasto con la Carta, non sussistendo in detta limitazione alcuno scopo di perseguire finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione e di proteggere i diritti e le libertà altrui. 1.5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli articoli 1, 3,
4, 35, 36, 41, 76, 77 e 97 della Costituzione, per l'omessa motivazione sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel corpo del ricorso. Considerato in diritto. 3. Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai successivi. 3.1. Va preliminarmente considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 19 del 25 marzo 2020, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell'articolo 4, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione dell'articolo 3, comma 4 del decreto legge del 23 febbraio 2020, numero 6, che qualificava reato punibile ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, è stata sostituita dall'articolo 4,1 del decreto legge del 25 marzo 2020, numero 19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, numero 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento. Ciò premesso, l'ora citato articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti-Covid, la sanzione pecuniaria irrogata dal prefetto con ordinanza ingiunzione possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5 che in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. È peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'articolo 650 del Codice Penale, anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene, legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti, considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come nel caso in esame, in via amministrativa. E poi, sezione 3, eccetera. 3.2. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Per questi motivi, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione del bene in sequestro e manda la cancelleria per la trasmissione ai sensi dell'articolo 626 del Codice di Procedura Penale alla Procura Generale per quanto di competenza. Così deciso in data 10 novembre 2021. Il consigliere estensore Fulvio Filocamo o Filocamo, il presidente Carlo Zaza. Depositata in cancelleria l'11 marzo 2022. Avete capito? Il reato non sussiste e vi è solo un illecito amministrativo, come se fosse una banale multa per divieto di sosta. Visto che ne abbiamo la possibilità, ascoltiamo cosa ha detto a proposito l'avvocato Fusillo. Oggi abbiamo una bellissima notizia che ho voluto subito condividere con tutti quanti, subito.
In realtà è già uscita sui giornali, perché noi avvocati siamo sempre gli ultimi a venire a sapere queste cose. Comunque è stata pubblicata la sentenza della torteria di Chivasso, la sentenza della Cassazione che, come ricorderete, dichiarava che non esiste il reato nel caso della torteria. E la sentenza è una sentenza molto semplice, la pubblico insieme a questo post, così tutti la potranno leggere, e dice quello che abbiamo sempre detto, cioè che il decreto legge 19 del 2020 prevede per la violazione delle norme anti-Covid, chiamiamole così, solo delle sanzioni amministrative, cioè solo delle multe. Non c'è penale, non c'è nessun tipo di violazione grave, è come se fosse un divieto di sosta, un eccesso di velocità, l'ho detto un milione di volte. La Cassazione ha fatto una sentenza molto semplice dicendo che nel caso della torteria non esisteva l'articolo 650 del codice penale, tant'è che ha disposto la restituzione dei beni sequestrati, che in realtà è avvenuta già parecchio tempo fa. Come sapete, Rosanna ha riaperto il 4 dicembre e la torteria funziona. Detto questo, questa sentenza ha delle implicazioni pratiche molto importanti. La prima è che tutti coloro che sono imputati per l'articolo 650 perché hanno violato a vario titolo la normativa in materia di Covid potranno utilizzare questa sentenza, depositarla nei giudizi e fondarsi a questo punto sull'autorevolezza della Cassazione penale che ha detto che non c'è reato. Secondo, tutti i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine che hanno agito per impedire materialmente e con la forza la violazione della normativa anti-Covid, chiudendo i locali, mettendo i sigilli, buttando fuori le persone che stavano magari cenando e così via, hanno commesso degli abusi perché non lo potevano fare, perché si tratta di semplici violazioni amministrative, come dicevo, divieto di sosta, semaforo rosso, un eccesso di velocità, è la stessa cosa quanto alla gravità. Quindi molti hanno dei procedimenti penali, per esempio per oltraggio a pubblico ufficiale o per altri reati di questo genere, potranno utilizzare anche loro questa sentenza perché in realtà stavano reagendo ad un atto arbitrario di un pubblico ufficiale che stava cercando di fare cose che non poteva fare. La normativa anti-Covid, quindi locali chiusi, Green Pass, coprifuoco, tutta questa robaccia è sanzionata solo con delle multe, al massimo con delle ordinanze di chiusura, alle quali non bisogna obbedire, come ho detto tante volte, si rimane aperti lo stesso e possono fare al massimo un'altra multa, lo dice anche questo la Cassazione. Tutta questa normativa, se violata, non comporta nulla dal punto di vista penalistico. Quindi rinnovo l'invito a tutti quanti a resistere. Come sapete, quasi tutta la normativa è ancora in vigore, ci sono una serie di vessazioni assurde, soprattutto per quanto riguarda il Green Pass in questo periodo. Anche tutta la normativa in materia di Green Pass è sanzionata allo stesso modo, quindi con delle semplici multe. Resistete, ribellatevi contro questa normativa, ci dà in qualche modo ragione anche la Cassazione, perché sono delle banalissime sanzioni amministrative contro le quali possiamo e dobbiamo fare resistenza, disobbedienza civile. Grazie a tutti e ci risentiamo ai prossimi video. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.